Si è concluso tra silenzi e vuoti di memoria l'incidente probatorio di Tawit Tades. Il pizzaiolo etiope si è trovato faccia a faccia con gli altri due protagonisti di quello che potrebbe sembrare un romanzo noir, padre Graziano e Mirko Alessandrini, il marito di Guerrina. Tra il frate e il marito della donna scomparsa però neanche un cenno o un saluto. No, non mi ha guardato per niente e basta. Niente, niente. Dawit ha negato di aver ricevuto messaggi piccanti ed avance da Guerrina ed inoltre ha ammesso di aver chiamato spesso la donna scomparsa, ma solamente per cantare delle canzoni al figlio Lorenzo, dichiarandosi però totalmente strano ai fatti. Ha solamente detto che c'era un interesse, ma non andava al di là. Poi ogni volta che si sono incontrati erano sempre in presenza di altre persone, quindi o del marito Mirko o del figlio o di padre Graziano. Sicuramente sia Romeo che Tades sono assolutamente estranei al fatto. È stato fatto un controesame da parte dell'avvocato Zaccao, perché ovviamente la difesa di Alabi, sia con l'avvocato Fanfani che anche con l'avvocato Zaccao, puntavano molto su altri individui oltre ad Alabi, e uno di questi era Tades. Si ricordava soltanto che la signora Piscaglia Guerrino gli ha detto "ti voglio bene" e basta, sei un bravo ragazzo. Le altre cose non se le ricorda, pilotato abbastanza bene direi. A scrivere il prossimo capitolo di questo giallo senza fine potrebbe essere padre Graziano, che sarà ascoltato dal PM Marco Dioni a breve. L'interrogatorio sarebbe stato infatti fissato per il 26 agosto, giorno in cui il religioso interromperà il suo lungo silenzio. Se ha intenzione di dire, quindi se sa qualcosa, potrebbe anche, visto, ho saputo che addirittura ha scritto delle lettere padre Graziano, no? Quindi se sa che qualcuno c'entra in questa storia potrebbe comunicarlo alla procura, in modo tale che la procura può già iniziare le indagini.